Po 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 poro po poro po poro po 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 poro. Ciao a tutti ragazzi da Zebra. Vedere giocare questo Napoli vince 4-0. Siamo quasi minuti di recupero. Vedere giocare un Napoli così è uno stadio di contorno, ragazzi, è solo la perfezione. Stop. Stop. Allora, ragazzi, mi sono scritto qualcosa così, nel senso, vedere giocare questo Napoli ti dà spunti, ti dà occhi, cioè gli occhi vedono calcio, vedono bellezza. Vedere i terzini del Napoli alti e gli esterni invece andare più stretti. Il primo gol nasce con Di Lorenzo, cioè Kim, lancio lungo perfetto per Di Lorenzo in mezzo. E chi la va a prendere? E chi la prende? Osimhen, Osimhen, chi la deve prendere? Osimhen. Osimhen, ragazzi, che cosa vi devo dire? Osimhen, poi c'è il solito Giorgiano, Kvaratskhelia, ragazzi, gli viene messo un lancio lungo, lui di collo, la stoppa al volo e poi subito col piede di destro la mette dentro. Quando ho visto quel gol ho detto, ok, chiudiamo e ce ne andiamo. Chiudiamo e ce ne andiamo. Chiudiamo e ce ne andiamo. Questo è calcio. Questo è calcio. Questo è calcio. Giocare insieme. Vedere gli esterni che salgono. I terzini. Cambi da una parte. Quindi passaggio veloce del pallone. Quindi facevano viaggiare il pallone velocemente, ragazzi. Il Sassuolo non ci ha capito un cazzo. Nel primo tempo non ci ha capito niente. Niente. E poi, ragazzi, di nuovo Osimhen, Osimhen. Tripletta di Osimhen, ragazzi. Tripletta di Osimhen. Comunque bisogna dire che nel secondo tempo il Sassuolo ci è stato, è entrato rispetto al primo tempo. Il Sassuolo ha cominciato a creare pericoli. Meretta ha fatto dei miracoli. Meret ha fatto miracoli. Se ci fosse stato qualcuno, forse qualche cosa sarebbe entrato. Occhio, occhio. Però tutto sommato, poi il secondo tempo il Napoli è stato meno incisivo, a parte il gol di Osimhen, ragazzi, meno incisivo, ma un po' più chiusa, quindi ha subito poco di più rispetto al primo tempo il Sassuolo. Però tutto sommato, ragazzi, cioè, come posso dire, Sassuolo ha fatto tutto sto fumo, ma niente, tutto fumo e niente arrosto. Mettiamola così, perché Napoli è stato capace a controllarla. Giustamente, Spalletti ha cambiato, ha fatto uscire Giorgiano, ha fatto entrare Raspadori, ha fatto uscire Anguissa che aveva dei problemi. Insomma, ragazzi, un Napoli in totale controllo, che si è permesso e si permette di sostituire i titolari, se solamente sono titolari, facciamo entrare le seconde linee, se seconde linee si possono chiamare, ne fai entrare, ragazzi, e non cambia nulla, non cambia nulla, il canovaccio tattico è quello e continua nel tempo. Ragazzi, non ho più parole da aggiungere a questa squadra. Non ho più parole da aggiungere a questa squadra. Io mi faccio ancora i complimenti a Napoli. Complimenti a Sassuolo, ci ha provato nel secondo tempo, ma contro questo Napoli non si può fare nulla. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.